Con la crescente diffusione di internet e dei social network aumentano gli attacchi informatici, colpite le reti ICT delle aziende, ma anche tablet e smartphone dei privati, sempre più spesso strumenti di lavoro ma anche di pagamento. Francesco Di Mario. Un microchip sotto la pelle per dire addio a password, badge e chiavi. Si chiama biohacking ed è un tentativo di semplificare la nostra vita ed aumentare la sicurezza. Chi lo sta sperimentando può sbloccare il telefonino, aprire una porta o trasferire dati solo avvicinando la mano ad un dispositivo dotato di tecnologia NFC a radiofrequenza. Un bel sollievo per chi ha paura di dimenticare PIN, tessere o mazzi di chiave, certo, ma una protezione serve perché i criminali informatici possono rubarci i dati anche solo avvicinando il loro smartphone al nostro quando siamo distratti. L'anno scorso software ed app dannosi hanno colpito 16 milioni di cellulari nel mondo, più 83% sull'anno prima, vista anche in genere la mancanza di difese. A rischio pirateria online sono poi le nuove auto connesse al web, le console, le smart TV, gli elettrodomestici intelligenti, parte della cosiddetta Internet delle cose. Ma i danni maggiori dei cybercriminali sono alle piccole e medie aziende, che spesso non hanno un responsabile della sicurezza online. Nel 2014 il 40% ha dichiarato di aver subito attacchi con danni per 9 miliardi. Nel mirino soprattutto banche, siti di commercio elettronico, media, intrattenimento, sanità ed istituzioni pubbliche. L'entità dei danni è così rilevante che oramai quasi tutte le assicurazioni si stanno interessando al problema, pubblicando polizze specifiche per gli attacchi informatici, perché il problema è grave e va gestito.